Elia Lazzarin, abbiamo scoperto che sei il personaggio femminile di Paolo Terracciano. Che effetto ti fa questa cosa? Beh, io ho il suo compleanno, cioè il 15 di aprile che è il compleanno di Viola e il compleanno di Paolo Terracciano, quindi sono molto contenta. Beh, sì, insomma, nel senso, Paolo Terracciano cura tutti i personaggi ed è un autore bravissimo, è eccezionale, ha gestito veramente tutta l'attività autoriale in questi 20 anni di Un posto al sole in maniera egregia. Il pubblico è sempre soddisfatto, nonostante ci sono opinioni contrastanti sulle storie, alla fine tutti lo guardano e tutti lo seguono, quindi non è per niente facile gestire una cosa del genere. Ma abbiamo un team di autori, secondo me, che è eccezionale, che è bravissimo, che riesce a veramente a rispecchiare la realtà che ci circonda al giorno d'oggi. Quello che dicevo prima ai colleghi, secondo me la definizione soap opera ormai è veramente stretta a questo prodotto, perché è veramente un docudrama, un real drama lo chiamerei, perché rispecchia quello che è la città sociale, quello che sono i problemi e le cose belle che ci circondano tutti i giorni al giorno d'oggi, che vediamo intorno a noi. Tu come Ilenia, non come Viola, sei molto attenta alle tematiche sociali, anche sulle tue pagine social, vero? Sì, tantissimo. In particolare, quali sono quelle che ti interessano di più, che segui di più? Anche perché tu sei anche testimone di un'associazione insieme a Patrizia. Esatto, sì. Quindi stiamo lavorando, insomma, per questo, per CBM. Io ho fatto dei viaggi insieme a Patrizia Lispo, siamo andati in Africa, siamo andati ad Haiti, siamo andati insomma in vari posti. E adesso in particolare siamo ambasciatori di CBM, quindi questa onlus che cura la disabilità visiva, quindi la cecità, ma in realtà la disabilità in generale nei bambini in tutti i paesi più poveri del mondo. Chiaramente è una cosa che mi tocca tantissimo a livello personale, a livello emotivo, quindi faccio di tutto. Chiaramente mi sento una responsabilità, perché essendo un personaggio pubblico, le ragazzine, i ragazzi, ma anche gli adulti mi seguono e spesso mi prendono anche da esempio. Sensibilizzare, quindi sentire da me che c'è una cura nei confronti di un certo tipo di tematiche, secondo me rende questa cosa, diciamo, mette luce su questo tipo di argomenti a cui tutti dovrebbero essere sensibili, e rendersi conto che ci sono altre realtà intorno a noi che non sono solo quelle che vediamo in televisione o che sentiamo in generale, insomma, per sentito dire, è molto importante. È molto importante interessarsi, anche perché si può fare un poco, si può fare qualcosa per migliorarlo, quindi perché non farlo? Ecco, Viola, il tuo personaggio in qualche modo è anche la guida turistica di Napoli, è quella che racconta ai telespettatori, che sono più di 2 milioni ogni sera, le bellezze di questa città. Ma tu non sei napoletana, sei una del nord che si è innamorata di Napoli. Guarda, ma sono innamorata di Napoli e di questo ruolo. Per me è un privilegio che Viola sia guida turistica e possa andare in giro per la città e vedere i posti più belli dal punto di vista culturale, architettonico. Insomma, io ho girato i posti più belli, addirittura grazie alla produzione alcuni posti erano aperti solo per girare, quindi erano chiusi al pubblico, quindi ho avuto il privilegio di andare in alcuni posti e vederli, poterli visitare, anche se in quel momento magari erano in ristrutturazione, erano chiusi o non erano accessibili al pubblico, quindi è stata una cosa bellissima, per me è un privilegio assoluto. Io sono un po' come Viola in questo, perché mi interesso tantissimo a quello che sono i musei, a me piace tantissimo girare la Napoli da turista, infatti io appena ho un attimo libero vado a vedermi cose che non ho visto, il Vesuvio, insomma, o il museo, anche posti che chiaramente, soprattutto posti che in cui non sono stata per girare Un posto al sole, perché quelli già li ho visti, ho imparato la storia, quindi devo studiare tutti i copioni, devo studiare tantissima roba, ma sono felicissima di studiarla perché per me è interessante, e poi nella vita privata vado a vedere quelli che... Nella vita privata anche studi storia dell'arte? No, in realtà io mi sono laureata in scienze dell'educazione, quindi tutta psicologia, sociologia, antropologia, sono studi che a me sono sempre piaciuti, anche filosofia, c'è tantissima filosofia. Prima semplicemente studiavo per i fatti miei, mi leggevo libri di antropologia per i fatti miei, adesso ho deciso di fare un corso di laurea, quindi mi sono presa un titolo di studio in più rispetto a quello che erano i miei studi, però una laurea che in realtà ho conseguito in 6 anni, perché lavorando dalla mattina alla sera dovevo studiare soltanto di notte e nei weekend, e quindi per me non era possibile, insomma, riuscire a conciliare, insomma, queste cose. Paola è uno dei personaggi femminili da brava ragazza, sì. Un posto al sole è una grande responsabilità che tu hai retto molto bene e che stai reggendo anche come moglie di un magistrato.
Perché sì. Adesso quali sorprese ci riserveranno il suo personaggio? Allora, non lo so, diciamo che in questo momento pare, perché non si può mai essere certi di niente a posto al sole, che Viola stia vivendo un momento sentimentalmente sereno e felice. Pare. Non so quanto durerà, nel senso, sono molto felice e contenta che lei sia finalmente sposata, che stia vivendo un momento felice e tranquillo, però ha sempre sposato un magistrato. Un magistrato che è stato nel pool antica morra, che adesso comunque un po' ci è rientrato, anche se mi aveva promesso che ne sarebbe uscito. Insomma, comunque sono storie importanti, sono storie toste. Già c'è stato un attentato che hanno fatto quando ancora non erano sposati, quindi lui era l'allora fidanzato Eugenio Nicotra, e quindi se l'è visto quasi morire tra le braccia. È chiaro che sono cose che purtroppo succedono nella realtà che ci circonda, e quindi anche dentro questo real drama che è un posto al sole possono capitare. Io spero, insomma, che almeno dal punto di vista sentimentale possa essere un periodo sereno e possa continuare un po' di più, anche perché dal punto di vista lavorativo sono sempre precaria, quindi tratto sempre questo tema del precariato. Io lavoro in radio, nella radio da Michele, poi la radio comunque ha avuto varie crisi, è cambiata la direzione, è passata a Scheggia, poi insomma ci sono stati una serie di problemi interni. E poi anche da guida turistica sono precaria, quindi io comunque costantemente rispecchio la realtà che c'è oggi tutti i giorni. Il lavoro è precario in Italia, non siamo ancora tutelati. Precario, però anche flessibile e variabile, come quello tuo poi di Lilena Lazzarin, che vediamo, insomma, passa sì. dalla finta vera conduzione in radio, un po' solo una vera conduzione. Una vera conduzione, che sì, farai sì. su un reality. Al contadino no? cerca moglie, sì. Sono molto emozionata perché è una responsabilità enorme, anche perché lascia il timone Simona Ventura, la prima edizione che è andata benissimo, e quindi insomma Simona Ventura per me è un'icona della televisione, io la seguo da sempre, è 30 anni che seguo tutti i suoi programmi, la stimo e l'amo moltissimo, quindi per me il paragone è improponibile. Io ho fatto l'attrice per 15 anni, 17 anni, e adesso inizio ad affacciarmi a questo nuovo mestiere che è la conduzione, completamente diverso da quello insomma dell'attrice, anche se già il ruolo d'attrice è diverso rispetto al contesto, perché fare l'attrice in teatro, al cinema e in TV sono tre linguaggi comunicativi completamente diversi, quindi già là parliamo di tre mestieri differenti. Va bene, e l'ultimissima cosa, tu sei giovanissima, non vogliamo dire l'età, però 20 anni fa, quando è nato un posto al sole, dove eri? 20 anni fa? Per me non c'è problema, io adesso ho 34 anni, quindi 20 anni fa io ne avevo 14 e ero alle medie ed ero vicino a Vercelli in campagna, ma io tra le risaie sì tra risaie, pepeti, rane, ero un po' l'aidi della situazione, quindi mai avrei immaginato 20 anni fa quello che mi sarebbe successo di lì a poco, dopo 5 anni che mi sarei ritrovata sul set di Un posto al sole a 18 anni a vivere in una grande città lontana dalla famiglia, insomma, e a iniziare questo tipo di mestiere che è precario, come dicevamo prima, però è uno dei mestieri più belli del mondo. Grazie. Grazie a voi. Grazie.